Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, e benvenuti nel mio canale. Continuiamo la campagna che ci vede al momento in guerra anche con i bastoni. Infatti, abbiamo portato il nostro tesoriere a controllare il valico di Helmgard. Ok, bene, e siamo qua che stiamo costruendo l'ariete e le torri. Anzi, a dire la verità, sono pronte. Allora, l'equilibrio delle forze ci vede svantaggiati. Hanno molti tiratori. Tiratori, vabbè. 5 balestrieri. Un archibugiere. 3 albardieri. 5 spadaccini. Mortai e quant'altro. Comunque, non è detta. Proviamo ad andare in battaglia e vedere di portare a casa un'altra vittoria. Allora, questo è lo schieramento, attacchiamo tutti su questo lato, iniziamo la battaglia, andiamo subito a conquistare le mura, apriamo le porte, mandiamo sulle scale alabardieri e spadaccini, portiamo avanti subito i nostri tiratori, intanto il mortaio ci bombarda, ok. Allora, spostiamo un attimo qua le nostre fanterie, ok, bene. Portiamo avanti anche il mago, così possiamo dare, infondere un po' di energia. Ok. Oh, qui ci sono gli arcieri, bene, quindi potremmo magari riuscire a vincere un po' più facilmente sulle mura, ottimo. Ok, ma andiamo avanti anche la nostra unità di fucilieri. Portiamoci qua. Se corri, mago, magari è meglio. Bene, portiamo avanti anche le altre unità pronte a salire o ad entrare alla rete ancora giù. Allora aspettiamo un attimo. La rete deve ancora arrivare. Allora. Sicuro di sé in svantaggio. Danno sostenuto. Ok, diamo una mano. Avanti con l'altro fronte. Il mago. Portiamo qua il nostro imperatore, visto che può volare. Anzi, viene a dare una mano qua, che questo è da solo. Allora, imperatore, vieni qua. Ok, vabbè, combatti qua. Mandiamo su un po' di gente, voi andate qua, ok. Portiamo avanti le nostre cavallerie. Ottimo, direi che stiamo reggendo qui, ragazzi. Le porte sono distrutte, bene, ottimo.
Mandiamoli dentro subito. Attacchiamo qua, ok. Dentro anche con la cavalleria. Avanti i nostri pistolieri. Qui ragazzi, attacchiamo, finiamo di attaccare le mura. Avanti il mago. Ok, ottimo. Ottimo ragazzi, guardate, abbiamo bloccato tutti i nemici. Scendiamo con gli alabardieri, mago, un altro po' di magia. Ok, Carl, vai a combattere qua il coso, veloce. Via da qua. Vai, attacca qua il generale nemico. Ok, tiriamo una pallata di fuoco qua. Ottimo. Scendiamo con il mago. Diamo un po' di energia alle nostre unità. Il lord nemico è ferito, ottimo. Qui ragazzi bisogna che andate però a dare una mano, veloci. Ottimo, diamo una mano qua in mezzo. Chi c'è qua? Qui avanti ragazzi, diamo una mano. Ok, molto bene, inseguiamoli. Chi abbiamo qua? Ok, le unità di artiglieria, andiamo a prenderle subito. Cavallerie, avanti, veloce. La vittoria è vicina ragazzi, la vittoria è vicina. Avanti con gli alabardieri qua. Inseguiamoli. Dentro i nostri balestrieri, cavalleria, avanti, avanti, avanti ragazzi, avanti. Attacca qua, caro imperatore. Dato una mano. Ottimo. Allora, Spearman, avanti. Qua non fatemi perdere delle unità ragazzi, avanti, correre. Qui c'è dell'altra gente. Vai a dare una mano, Carl, il nostro mago, ok. Avanti.
Ottimo, avanti i nostri pistolieri, andiamo ad ammazzare questi. Ok, vai ad attaccare. Il mago è arrivato. Ok, c'è anche il mago, diamolo potenza. Ottimo, devastiamoli. Vittoria ragazzi, vittoria, grande vittoria, grande vittoria questa. Questo forse è l'assedio migliore che ho fatto fino adesso, sicuramente. Adesso vado un po' avanti io a eliminare il resto delle truppe e ci vediamo dopo. Allora, vittoria di misura. Mi sembra un po' scarso come risultato. Pensavo di aver fatto anche un ottimo assedio, anzi addirittura eravamo sfavoriti, non vedo perché mi devi dare una vittoria di misura. Va bene, io credo che sia, vabbè, il nostro secondo assedio è anche quello meglio riuscito. Ok, non importa, andiamo avanti. Occupiamo l'insediamento. Allora, carbonaio, ordine pubblico più uno, ottimo, ordine pubblico intrattenitore più due, va bene. Allora, andiamo ad assegnare un punto. Allora, io direi di veterano sfregiato, punti colpo, quindi migliorerà la sua hit point, diciamo, adesso recuperiamo un po' le forze, poi potremmo andare ad attaccare anche l'altro insediamento. Allora, qui cosa abbiamo? Ok, staffette e quant'altro. Qui cosa c'è? Terreno privato, taverna, forni, altre cose. Amichevole in miglioramento. Quindi andiamo a vedere un attimo la diplomazia. Se lo Stirland. Se lo Stirland. I will listen, but my time is short. Al momento non sembra. Abbiamo pochi partner commerciali, a dire la verità. Il Midland non possiamo, quel Nordland sì. Greetings, my Il countrymen. Nordland, Become in un peace on this accordo fine mountain time? commerciale e con un po' di denaro potresti migliorare. Sempre basso, è strano questa cosa qua, molto strana. Con l'Oakland. Greetings on behalf of the Empire. Un Now, what accordo brings you here with a commerciale sheep basso, blade? pagamenti, offriamo un pagamento e basso. Ok. Artois, dai, What dobbiamo does the Emperor cercare dei need partner that he cannot already commerciali, un find in accordo his vast, commerciale basso, estated proviamo land? a offrire un pagamento di 700, sempre basso, ok. A questo punto facciamo passare questo turno, guardiamo se migliorano le situazioni. Bastone, cosa fai? Ok. Insediamento sotto assedio, Helmgard, ok, figurati. Elettore in cerca di pace. Conte elettore, ordine pubblico più uno. I will not blight my soul. Ok, siamo presi d'assedio. What does the Emperor bid? Ma abbiamo una buona guarnigione all'interno. Ma insomma, fa abbastanza schifo, a dire la verità. Dovremmo andare a migliorare. Allora, dobbiamo arrivare a un surplus di 4, ok? Qui vado a fare, non riesco a fare, perché non riesco a farlo?
Allora, Reichfort, l'arruolamento. Però guardiamo cosa possiamo fare. L'altare di Sigmar. Il prete guerriero. Scuderie dell'onore di guerra. Esperienza e unità. Cavaliere imperiale del Reich, ok. I tre unità reclutate. Esperienza nemmeno 20 per unità di cavalieri dell'impero. Allora, sono un po' indeciso, dire la verità, il fabbro no. Prete guerriero, capacità dell'eroe prete guerriero, l'illusione Ma i personaggi in sé, gli eroi così non mi piacciono. Non mi piacciono. Allora. Questo è in pausa, non possiamo finire di costruirlo. 4000. Volevo fare l'edificio per la crescita, ma dov'è? C'è la bettola. Vabbè, aspettiamo un attimo. Guardiamo un po' qua. Possiamo aumentare sicuramente la città di Marienburg, perché l'ordine pubblico sta andando a farsi friggere. Ok. Bene. Allora, andiamo a conquistare a Grandstad, ok, vai. Il tuo bel cavalluccio. Bene. L'ordine pubblico scende un po', va bene, pazienza. Vabbè, per 63 monete possiamo tirare via anche lì le tasse per il momento. Surplus, provincia del Reikland. Allora, qui. You dishonor me. Sono veramente parecchie cavallerie. Reikland va bene, abbiamo appena visto, ma surplus di 3, ma noi abbiamo bisogno di un surplus di 4. Ok. Diamo un'occhiata veloce alla diplomazia. Dai, caro Stirland, I will listen, guardiamo. but my time is short. Tutte scarse le possibilità di fare qualcosa, ragazzi, dai. Tutte scarse le possibilità di fare qualcosa. Il Visseland. Welcome, my countrymen. Allora, chiediamo di partecipare a una guerra contro Baston. E basta. Con offrire un pagamento. E dai però, cacchio, cacchio. Cioè, mi avete chiesto di entrare in guerra con il coso e avete accettato. Adesso vi chiedo io, la prossima volta ci penso due volte, eh. La prossima volta va arrangiate le vostre questioni, maledetti infami. Allora, guardiamo un po'. Amichevole in deterioramento, ma che ci abbiamo fatto coi nani? Welcome, men of the Empire. Imposto l'obiettivo di guerra. Ok, venite a darmi una mano. Chiediamo una mano ai nani, visto che siete voi che siete stati attaccati, perlomeno. Allora, guardiamo un po', ragazzi, qui la diplomazia fa schifo in una maniera più assurda. Allora. Why talk to you?
Un trattato di pace è alto, quindi facciamo la pace chiedendo molti soldi. Così è basso. 1.800 è alto, 2.003 è moderato. Ok, ci prendiamo i soldi della pace e poi dopo li attaccheremo, così imparano. Concludo qua questo episodio al momento e poi ci vediamo nel prossimo episodio, dove vedremo se riusciremo. Andiamo a combattere magari qua Baston, o se no aspettiamo di che vengano ad assediarci, magari riusciamo a sopravvivere. Direi che i numeri sono dalla nostra parte in un assedio, perché con delle cavallerie sarà un po' più difficile entrare nell'insediamento, magari richiede più fanterie che il resto, però ci proveremo, ci proveremo. Va bene, ciao a tutti, alla prossima!